Allora, thank you very much for coming here. Thank you for the introduction. Thanks to the dean and the program director. And mostly we'll thank the translator for making this all fairly sensible so that when I make mistakes, she'll correct them and tell you what really is going on. Instead of me just making my mistakes. So today I want to talk about emotional regulation in the context of parent-infant relationship. And I want to have a developmental perspective and a social perspective, and hopefully it'll be of interest to you that I want to focus on games, infant games, and the games that infants play, on culture, and on postpartum depression. Con questo si sente. Niente, solo poche parole di introduzione dopo i ringraziamenti. Oggi parleremo soprattutto in questo mio intervento di regolazione emettiva e la esamineremo in una prospettiva sociale, in una prospettiva evolutiva. In particolare mi concentrerò, questo può essere interessante, sull'aspetto del gioco nei bambini e sull'aspetto della cultura nei bambini. And I want to talk about how children's games, culture, and maternal depression are communicable ways of being in the world. They essentially involve communication in which there's vertical transfer from adults to infants and children. Vedremo come i giochi e la cultura dei bambini e la depressione materna rappresentano modi comunicabili di essere nel mondo. E questi vengono, can you go back? Sorry. E questi vengono trasmessi in via verticale dall'adulto ai bambini. I want to focus on what I call states of consciousness. These are states. These are bodily states of the brain and the body, and the organization that contain the meanings that individuals make of their way of being in the world. Vi parlerò poi degli stati di coscienza, di quelli che io chiamo stati di coscienza, che sono stati in cui il corpo e il cervello si organizzano e stati che contengono i significati appropriati per l'età e possibili per l'età che i soggetti possono costruire del loro modo di essere nel mondo, quindi i significati che possono dare al loro modo di essere nel mondo. It sounds much better in Italian than it does in English. States of consciousness are formed in the following way. The infant has a state of consciousness and the adult has a state of consciousness. Allora, come si formano gli stati di coscienza? Il bambino piccolo ha uno stato di coscienza e l'adulto ha uno stato di coscienza.
And then the adult and the infant have displays of affect and intention. E poi sia l'adulto che il bambino hanno modo di dare segno dei loro affetti e delle loro intenzioni. And at some point there's a mutual apprehension, a taking hold of the meanings and intention of the other person. E ad un certo punto si ha una, un modo di percepire, di prendere in considerazione i significati e le intenzioni dell'altra persona. And when it's successful, they form what I call a dyadic state of consciousness. And a dyadic state contains meaning from both the adult and from the infant in one shared state of meaning. E quando c'è questa comprensione reciproca, si forma quello che io chiamo stato diadico di coscienza, della coscienza. E questo stato diadico contiene nuovi significati che provengono dagli stati di coscienza rispettivi del bambino e dell'adulto. But the process doesn't stop with the formation of the dyadic state of consciousness. Ma il processo però non si ferma con la formazione degli stati diadici di coscienza. What happens is that the infant takes in meanings from this dyadic state into his own state of consciousness, and the adult also takes in meanings from the dyadic state into her own state of consciousness. Quello che succede è che il bambino acquisisce significati e prende significati da questo stato diadico di coscienza per portarli dentro il proprio stato di coscienza. Parallelamente, stessa cosa per l'adulto, che acquisisce significati da questo stato diadico e li porta nel proprio stato di coscienza. And when they're successful, when the infant takes in information from the dyadic state, the infant's state of consciousness grows and the adult's state of consciousness grows. E quando questo processo avviene con successo, quindi quando c'è questa acquisizione di significati dallo stato di coscienza dell'altro, cresce lo stato di coscienza del bambino e cresce anche lo stato di coscienza dell'adulto. And these dyadic states of consciousness are shared meanings of emotions, intentions, bodily states, actions, physiology, brain activity. And they're co-created during interactions with another person. E questi stati diadici di coscienza sono stati di condivisione del significato, che si dà alle emozioni, alle intenzioni, agli stati corporei, alle azioni, alla fisiologia e all'attività cerebrale. E questi stati vengono co-creati durante le interazioni con l'altra persona. And the process of interaction, the process of co-creating meanings of interactions, is a process that takes place over time in which there are new matching meanings, then there's a confusion with some stress, there's a mismatch of meanings, and then there's what I call a reparation to a new shared state of meaning. And this process goes on continuously over time. Il processo di co-creazione dei significati durante le interazioni è un processo che continua nel tempo, che si sviluppa nel tempo. E nel corso di questo processo ci sono momenti in cui i significati corrispondono, quindi i momenti del matching, momenti in cui c'è una invece non corrispondenza dei significati, momenti di confusione, di stress, e per arrivare poi a quelli che io chiamo momenti di riparazione.
per poter arrivare ad un nuovo stato condiviso. E questo processo continua e si ripete nel tempo. Let me give you an example of meaning making in states of consciousness. This is a procedure where we're looking at an infant, a little boy who's 30 months of age. Allora, vorrei farvi un esempio di stati di coscienza e di meaning making, di formazione di significato. Questo è l'esempio di un bambino che ha 30 mesi. And in this procedure we have the little boy playing with his mother. I'll show you a video of this. Playing with his mother. Then we ask the mother to hold a still face and to not respond to the little boy. And then there's a repair back to a matching state in which the mother resumes her interaction, and again they're able to form a dyadic state of consciousness. Vedrete nel video che vi mostro tra poco come in questa procedura, in questa sequenza, la mamma gioca con il bambino e è stato chiesto alla mamma ad un certo punto di presentare un viso immobile, quindi di non muovere più il viso, di non avere più un'espressione e di non reagire più, di non rispondere più al bambino. E vedrete quello che succede e poi vedrete la fase di riparazione che c'è nella diade per ripristinare la corrispondenza e il matching tra le due persone e nell'interazione, per arrivare poi attraverso questa riparazione di nuovo allo stato diadico di coscienza. And at the beginning of the interaction, the little boy is playing with a doll and then he takes an alligator and says the alligator is going to bite the baby. Vedrete che all'inizio del gioco il bambino ad un certo punto prende una bambola e poi prende un coccodrillo, un alligatore, e ad un certo punto dice: adesso il coccodrillo morde il bambino. And when the mother then goes into the still phase, he thinks that she's afraid of the alligator. And he says, the alligator is not going to bite you. It's not going to get you. Don't worry about the alligator. E quando poi la madre fa il volto immobile, fa lo still face, il bambino lo interpreta come se la mamma avesse paura del coccodrillo. E allora le dice: no, non ti preoccupare, il coccodrillo non ti prende, non ti mangia. And then in the play interaction, the mother and the baby re-coordinate and collaborate again. And the baby does something that's really pretty amazing, but I'll tell you after we see it. E vediamo che poi nell'interazione, quando riprende l'interazione di gioco, bambino e madre si coordinano e collaborano nuovamente. E il bambino fa qualche cosa che non vi dico, ma che vedrete nel video. Baby can go away. She's warm? No, he's cold. We have to wrap her up. Okay. Now he's okay. So now he finds the alligator. Just adding the gator, he's going to bite the baby. Uh-oh. He says the alligator is going to bite the baby. Qui dice il coccodrillo adesso morde il bambino. And then we ask the mother to not respond to the baby. We give her a signal to not respond, and this is his reaction to her not responding. No, I'm the gator. He's in the cage. He's in the cage. The alligator's in the cage. It's okay. No alligator. Non c'è più il coccodrillo. There's no more alligators. No more. Over here, Mom. No more alligators. He needs a pickle. He needs a cornichon. Pickle, Mom. He needs a pickle, Mom. A pickle. He needs a pickle. Mom, he needs. Mom, he needs a
Mommy is a pickle. Alligator. Ah, diceva, ha bisogno di un cetriolino, di un sottaceto. And now we ask the mother to start playing again with the baby, and you'll see how they repair the interaction and get back together. E adesso facciamo un segnale alla mamma perché riprenda l'interazione con il bambino e vedrete come avviene la riparazione. She starts to play now. Lei riprende a giocare. See if we can do that. Oh boy. Want to have the girl throw it again? Have the girl throw it again. Almost. See if that person can throw better. This one? Yeah. Almost. So you can see they're playing together again. Vediamo che giocano nuovamente insieme. So at the end, he says, after they've been playing together, so they're matching, he says, the alligator is gone. Now, why does he do that? E vedete che dopo che hanno ripreso a giocare, che quindi c'è di nuovo uno stato di matching, il bambino torna, dice nuovamente, il coccodrillo non c'è più. Perché dice questo? When the mother was not responding, it was painful for the infant, for this little boy. And what he's doing when he says the alligator is gone, he's trying to repair the interaction to make sure that the two of them really agree now about what's going on, so that they have a dyadic state of consciousness. Nel momento in cui la mamma non aveva reazioni e aveva il volto immobile, il bambino ha avvertito un dolore, è stato molto doloroso per lui e adesso dicendo che il coccodrillo non c'è più, che se n'è andato, lui sta cercando di riparare, di ripristinare appunto uno stato di matching e sta cercando di verificare, di essere sicuro che entrambi siano d'accordo su quello che sta succedendo, quindi siano di nuovo in uno stato diadico di coscienza. So the process of co-creating dyadic states of consciousness looks something like this. You have, starting on the left, you have a matching state, and then there's an error or a reparation, then there's a mismatch. Then you have a reparation back to a matching state, and the process goes on over time, from match to mismatch to match to mismatch. Il processo di co-creazione di stati diadici di coscienza è più o meno rappresentato come vedete qui. Quindi è una sequenza di momenti in cui c'è corrispondenza, in cui c'è un matching, a momenti in cui c'è un errore con riparazione o mancata, diciamo, dal match si passa al mismatch, alla mancata corrispondenza e si arriva poi alla riparazione. E dopo la riparazione si riparte con il match. And when they're matching, there's positive affect, and they have coordinated the meanings of their intentions and their actions, and they form this dyadic system of meanings and a dyadic state of consciousness.
Quindi questa sequenza procede nel tempo, nei momenti di matching, di corrispondenza degli stati, sono presenti affetti positivi e sono presenti elementi coordinati di intenzioni e di significati possibili in base all'età del bambino. Quindi in questo sistema diadico di formazione di significati si stabilisce lo stato diadico di coscienza. So the little boy, when he says the alligator is gone, is making sure that they have a dyadic system of meaning and that again they form this one dyadic state of consciousness. Quindi quando il bambino dice che il coccodrillo non c'è più, quello che fa è andare a verificare, accertarsi che sia presente questo sistema diadico di significato e che si sia instaurato questo stato diadico di coscienza. So let me show you another example of a matching state. A matching state, a mismatching state, and a repair. And this is a mother, it'll be a video. This is a mother and an infant playing together with split screen, but they're looking at each other. Qui vediamo un video con un altro esempio di riparazione dopo una sequenza di match e di mismatch. La mamma gioca con il bambino e le immagini che vedete sono mostrate con due metà della ripresa separate ma accostate. Quindi due telecamere diverse hanno ripreso la mamma e il bambino e si vede il risultato accostato. And when they first start playing, you'll see that the mother pushes her face and the baby is holding on to her hair and they're playing a game and the baby is very happy. In fact, probably more happy than any of us ever are, ever since we were babies. E vedrete che all'inizio dell'interazione, quando la mamma gioca, la mamma affonda la testa, il viso nel corpo del bambino e il bambino gioca con i suoi capelli, le tira i capelli, la ruffa i capelli e si diverte moltissimo. Probabilmente è in uno stato di felicità, che abbiamo tutti vissuto soltanto quando eravamo così piccoli. But at some point she wants to move away from him and she takes his hands and tries to pull his hands out of her hair, except he holds on really tight and it actually hurts her. Ma ad un certo punto probabilmente il bambino le sta tirando talmente i capelli che le fa male, per cui lei fa un movimento per cercare di fare in modo che lui molli la presa. And when she pulls away, she makes an angry face at him. She does what's called a bared tooth grin. Chimpanzees do this too. E quando lei cerca di ritirarsi, di tirarsi indietro, di allontanarsi, fa un'espressione un po' arrabbiata, diciamo che fa uno di quei mezzi sorrisi tra i denti. And what you'll see the infant do is that the infant puts his hands up in front of his face as if the face by the mother is threatening to the infant. E vedrete che in risposta a questo il bambino porta le braccia quasi a coprirsi gli occhi, come se l'espressione della madre fosse avvertita dal bambino come una minaccia. And the mother immediately recognizes that something is wrong and she changes her behavior, but the infant stays hidden from her behind his hands. La madre coglie subito che c'è
qualche cosa che è andato storto, per cui cerca di recuperare con il comportamento, ma il bambino continua con le mani in qualche modo a nascondersi da lei. And so this has been a really big mismatch between the mother and the baby, and then they start to repair the interaction and reform a dyadic state. E questo rappresenta un grosso momento di mancata corrispondenza, di mismatch tra la mamma e il bambino, e poi vediamo che loro cominciano a cercare di riparare lo stato diadico di coscienza. So watch very carefully, because the angry face by the mother lasts less than half a second. Guardate con attenzione, perché l'espressione arrabbiata della mamma dura meno di mezzo secondo. Ow, 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 ow. See how happy he is? It's about now. Right there. I'm gonna get you again. Here I go. Here I go. I'm gonna get you again. I'm gonna get you again. I'm gonna get you again. Here I go. That's so good. That's so good. I'm gonna tickle you. I'm gonna tickle you. I'm coming up both sides. I'm coming up both sides. Get that out of your mouth. Get that out of your mouth. Get that out of your mouth. So, it's not until the very end, where I stop, that the baby both smiles at her and looks at her. Because for a long time, while he smiles, he keeps looking away from her. Ed è solo alla fine, quando ho fermato l'immagine, che il bambino riesce veramente a sorridere e a guardare la mamma contemporaneamente, perché negli istanti precedenti lui aveva ripreso a sorridere, però aveva sempre lo sguardo distolto dalla madre. So you can see that the baby, in seeing the mother's angry face, sees it as something like a threat or something dangerous about to happen, and he defends himself against what he finds fearful. Abbiamo visto quindi che il bambino ha visto la faccia arrabbiata il volto arrabbiato della madre, l'ha avvertito come minaccia, come pericolo, e cerca di difendersi da qualcosa che avverte come minaccioso. And even though she changes immediately, he still has some of the experience of being frightened by what she's done. E anche se lei se ne rende conto e cambia immediatamente, il bambino ha ancora dentro di sé qualcosa di quell'esperienza di paura. And it takes him and her about another 20 or 30 seconds, which for me is a long time, 20 or 30 seconds to re-coordinate the interaction. E per entrambi impiegano circa 20-30 secondi, che per me è un tempo lungo, prima di riuscire a ricoordinarsi nell'interazione. The mother's face lasts less than half a second, but you can see how big and how powerful the effect is on the infant. Lo stato della madre è durato non più di mezzo secondo, però avete visto quanto sia stato potente e forte l'effetto che ha prodotto sul bambino. But there are 15 million seconds in which the infant is awake during a year and available for interactions. Nel corso di un anno, però, un bambino è sveglio e disponibile all'interazione per 15 milioni di secondi. And what you can think about
is if the infant had regular experiences of the mother making this kind of angry face at him, the kind of effect that it would have on his behavior and his sense of his place in the world. E possiamo quindi pensare che se un bambino ha una esperienza regolare, quindi vive regolarmente delle espressioni arrabbiate da parte della madre, possiamo immaginare quale effetto questo possa produrre su di lui e sul suo sentirsi nel mondo. But also keep in mind that if the infant is getting smiles and positive emotions from the mother, there are also these effects that are accumulating over time. D'altro canto consideriamo però che se il bambino riceve anche dalla madre sorrisi ed emozioni positive, anche questi producono un effetto che si cumula nel tempo. So what I want to argue is that the process of creating games, infant games, culture, and depression in infants and children are all part of the same process. That infants everywhere make meaning out of their moment by moment, chronic, constant, and reiterated experiences in interactions. Dobbiamo considerare che il processo che crea giochi, che crea gioco, cultura e depressione nei bambini alle diverse età è un processo che spiega che fa sì che i bambini in ogni occasione diano un significato alle loro esperienze croniche, costanti e ripetute, esperienze fatte istante per istante. So let me show you a baby and a mother learning peekaboo. This is the most important, you know what peekaboo looks like, but this is the most important thing to keep in mind in terms of what I'm saying, is from now on, when you think about culture, or you think about what we'll talk about in terms of maternal depression, think about how the baby learns the game of peekaboo or some other game. Adesso vedremo un esempio che riguarda il gioco del cucù. Sembra banale, però vi chiedo di riflettere su come si impara questo gioco e di riflettere poi sul fatto che quando si parla di cultura o di depressione materna e dell'influenza che possono avere sul bambino, dobbiamo sempre fare riferimento a quello che avviene quando e come il bambino impara a giocare a cucù. See how he looks away. Qui puts his hands up. Qui è rallentato, vediamo come distoglie lo sguardo, alza le mani. Daddy, where's mommy? Where's mommy? Peek-a-boo! Where's mom? Now, the most important thing to notice about this baby playing peekaboo is that the baby doesn't play peekaboo.
La cosa più importante da notare in questo bambino mentre gioca al cucù è che lui non gioca a fare cucù. The baby has some anticipation of what the mother is going to do. He gets ready, he smiles, but he doesn't do a peek and he doesn't do a boo. Quindi il bambino ha una qualche anticipazione, prevede in qualche modo quello che la mamma sta per fare, quindi si tiene pronto, sorride, però in realtà non fa mai né cucù né sette. The mother plays both sides of the game, but over time the infant begins to play more and more of the game according to quote unquote the rules of the game. Quindi in questa fase vediamo che la mamma gioca nei due ruoli, fa tutte e due le cose, però poi con il tempo il bambino piano piano impara a inserirsi più nel gioco rispettando le regole del gioco. Jerome Bruner, who did a great deal of work in the schools in Reggio Emilia, studied the development of peekaboo and showed that it takes months with lots of repetition for the baby first to be the responder to what the mother is doing, and then the infant learns to do the mother's role, the peek role. Jerome Bruner, che ha lavorato a lungo con le scuole a Reggio Emilia, ha osservato che ci vogliono mesi e moltissime ripetizioni perché il bambino impari a giocare nel ruolo di risposta alla madre e per passare poi a imparare anche a fare il ruolo del cucù, di essere lui quello che si nasconde. And by the time the infant is about 13 or 14 months with enough experience, the infant can play both roles, can initiate the game and do the peek, or can be the recipient of the game. E quando raggiunge i 13-14 mesi, con molta ripetizione, il bambino arriva a essere lui ad avviare il gioco. Quindi è lui che comincia a fare cucù e quindi a dare il via al gioco. And so if you think, so what we see is that the infant learns both roles, both the mother's role or the peekaboo, the peeker rule and the responding rule. And what you can think about is that a child who experiences abuse not only learns to be abused, but also learns the role of the abuser. Il bambino quindi apprende, impara entrambi i ruoli. E quello su cui possiamo riflettere è che un bambino che sia esposto ad abuso arrivi ad imparare non soltanto a stare nel ruolo dell'abusato, ma anche a stare nel ruolo dell'abusatore. And an infant who has playful games and enjoyable, pleasurable interactions learns not only how to receive the pleasure, but how to give the pleasure to another person. E il bambino che riesce a giocare divertendosi, che riesce ad avere interazioni improntate al piacere, impara non soltanto a ricevere piacere dall'interazione, ma anche a dare piacere. In psychodynamic thinking, what we're looking at when we watch an infant learning how to play peekaboo is something like the transference, the infant developing a past relationship, a past way of being that they're then going to be able to bring into other interactions in the future.
In un'ottica psicodinamica, nel momento in cui osserviamo un bambino che impara a giocare al cucù, consideriamo un'idea di transfer, quindi di bambino che impara progressivamente dalle esperienze passate e dal modo di essere passato a portarsi verso interazioni e modi di essere diversi. So learning ways of being together takes repetition over months. It's one of the reasons for looking at peekaboo is it's a game, we can control it, and we can study it over time. And so it's easy to look at. But probably the more important routines aren't just peekaboo games, but all the routines that babies have, like nursing, changing, dressing. Il fatto di imparare, imparare diversi modi di essere insieme richiede una ripetizione a lungo, protratta nel tempo. Il fatto che noi abbiamo osservato lungamente il gioco del cucù è che è un gioco che noi riusciamo a controllare e che riusciamo a studiare nel tempo, per cui per noi è facile da osservare, ma ci sono sicuramente nella vita del bambino tutta una serie di altre routine, di altre procedure che offrono elementi di studio molto interessanti. Sono quelli che vedete elencati qua, quindi il fatto del mangiare, dell'essere cambiato, dell'essere vestito e così via. So if you think, for example, about the baby being changed, it happens, probably many of you know this, about 140 or more times a month. So it's the repetition of the changing game. How are we, my mother and I, together when we're doing the changing? Pensiamo per esempio a quando si cambia il bambino, molti lo sanno in molti, il bambino viene cambiato circa 140 volte al mese e quindi è la ripetizione di questo gioco dell'essere cambiati che porta sempre a nuove trasformazioni. And think what the routines are when a baby and a mother are cuddling together, or the baby wakes up and is the baby soothed, or is the baby left to cry, or if the baby is crying, is the mother able to repeatedly help the baby to be soothed again? So all of these routines are repeated and learned again and again and again. Altre routine di quello che avviene giornalmente tra mamma e bambino, quante coccole intercorrono tra mamma e bambino, quando il bambino si sveglia la mamma va a coccolarlo oppure lo lascia piangere, oppure quando il bambino piange la mamma riesce ripetutamente ad essergli d'aiuto e riesce ad arrivare a consolarlo. Quindi è tutta questa successione di ripetizioni continue che porta all'apprendimento. All infants everywhere make meaning out of their moment by moment, chronic, constant and reiterated experiences. Allora, abbiamo visto che tutti i bambini in ogni situazione riescono a dare un significato alle loro esperienze croniche, costanti e ripetute, istante per istante. But it's important to recognize that chronicity is not enough. So what leads them to select what to incorporate into their states of consciousness?
Va però sottolineato che la cronicità, la ripetizione non basta. Allora, che cosa porta i bambini a scegliere, a selezionare che cosa inserire nel loro stato di coscienza? You could think that one baby learns to play peekaboo, another baby learns to play some kind of finger game, like a tickling game with his mother. Why does one learn one and one learn the other? Pensiamo a un bambino che impara a giocare a cucù con la madre e un altro bambino invece che magari impara a giocare, a fare il solletico, a fare un gioco con le dita con la madre. Perché uno impara una cosa e l'altro l'altra. My view is that as people, as open biological systems, must take in energy, we all have to take in food and water, and information, implicit emotions, gestures, explicit words and symbols and intentions for us to grow and develop. Without food and water, we don't grow. Without information and emotions and meaningful interchanges, we don't grow. La mia idea è che, essendo sistemi biologici aperti, noi dobbiamo assumere energia sotto forma di cibo e di acqua, ma anche informazioni sotto forma di emozioni implicite, di gesti significativi, di parole esplicite e di simboli, oltre che intenzioni. Quindi abbiamo bisogno di questo per crescere, per svilupparci. And what's the case is that infants blindly, they're not aware, blindly select from what energy and information are available that will lead them to the greatest amount of growth in the moment, not for the long run. That is, they will choose candy over protein. They will choose something that maximizes their growth in the moment, even though in the long run it may create some problems. I bambini scelgono alla cieca, scelgono comunque d'impeto quali sono le fonti da cui trarre energia e informazioni fonti che permetteranno loro di crescere, di massimizzare la loro crescita, però sul momento, non nel lungo termine. Quindi fondamentalmente tenderanno a scegliere la caramella anziché la proteina quindi qualcosa che favorisca e promuova, massimizzi la crescita istantanea, lasciando magari poi aperta la strada a qualche possibile problematica nel futuro. So what you could think of is that the child who is being abused by a parent nonetheless wants to stay with that parent. Why do they want to stay? Pensiamo per esempio al fatto che un bambino che subisca abusi da parte di un genitore desideri comunque, voglia comunque restare con quel genitore. Perché secondo voi vuole restare? So let me continue this example that has to do with the learning of ways of being in one's culture. For me, culture is something that is part of one's state of consciousness. It becomes part of the way that we see the world. Vediamo come si imparano i modi di stare all'interno di una cultura, considerando che secondo me la cultura fa parte degli stati di coscienza, fa parte della visione che si ha del mondo in cui si vive. So in showing these examples, I want you to think, what is the meaning? How does this child, who's raised in a particular kind of way, come to see the world?
Mentre vedremo gli esempi che sto per illustrarvi, vi chiedo di pensare a qual è il significato dell'ambiente, del mondo in cui vive per un bambino che sta crescendo. So the first group that I worked with were the FA. These are a group of foragers in the Ituri forest in the Congo. I have to say that this is now one of the most terrible places in the world that's racked by war and militias, killing of women and children, and it is a totally chaotic part of the world. But at one time it was a beautiful part of the world. Il primo esempio di cui volevo parlarvi è quello degli Efe, che è un popolo di raccoglitori che vive nella foresta Ituri in Congo. Devo dire che oggi questo è uno dei posti più orrendi in cui si possa vivere, perché c'è una guerra costante, violenze inaudite, uccisioni di bambini e di donne, quindi un posto veramente che è diventato terribile, ma che quando invece io ho fatto questa esperienza era un posto meraviglioso. The FA live in small groups. This is a very typical picture, and the group is probably not as big as this group is over here. Maybe there are 12 or 13 or 14 people or 15 people in the group. Gli Efe vivono in piccoli gruppi che sono composti veramente da poche persone, possono essere composti da 12-15 persone. Questa è un'immagine abbastanza tipica del loro modo di vivere. This baby with the mother is not this mother's baby. Her baby is the biggest boy in the middle. Il bambino che è in braccio a questa donna non è suo figlio, perché suo figlio è quello più grande che si vede al centro. Questo è il bambino di un'altra madre. And maybe you can imagine this. In this group of 17 or 15 people, you see everyone every day, all the time, except when they're not there. Now, for me, that would make me crazy. Maybe for some of you, you'd like to be in that kind of situation. But they are with people all of the time. There's nothing that strikes one of privacy. E immaginate che in questo gruppo di 15-17 persone al massimo, ciascuno vede continuamente qualcun altro, tutti i giorni, sempre le stesse persone e tutti. E, personalmente questo mi farebbe diventare pazzo, magari invece a qualcuno di voi potrebbe essere una situazione che può piacere, perché il concetto è che in questo tipo di gruppi è totalmente abolito il senso della riservatezza, della privacy. Tutti vedono sempre tutti, sempre. When we looked at observations of who the babies were with at 3 weeks, 7 weeks and 18 weeks, by the time the baby is 18 weeks of age, but even starting at 3 weeks of age, the baby is spending more than 50% of his time with someone other than the mother. Abbiamo fatto questa osservazione su bambini a 3 settimane, 7 settimane, 18 settimane, per vedere con chi il tempo trascorre, con chi il bambino trascorre il suo tempo. E abbiamo visto che quando raggiunge la 18ª settimana di età, i bambini da noi trascorrono i bambini Efe trascorrono il 50% del loro tempo con qualcuno che non è la loro madre. And every day or every hour the baby interacts with 1, 2, 3, or 4 people, and then a different 4 people maybe in the next hour.
So the infant has constant interactions with different people in the group. E in una qualsiasi ora il bambino interagisce con una, due, tre, quattro persone, poi nell'ora successiva interagisce con altri quattro e così via. Nell'arco della giornata il bambino vive continuamente, costantemente interazioni con persone diverse. So it's not just that the infant sees the same people every day. The infant interacts with everyone in the group over the course of days. So the infant comes to know everybody in the group. Quindi non soltanto il bambino vede sempre le stesse persone, ma il bambino anche interagisce con le diverse persone del gruppo e con l'andare del tempo il bambino arriva a conoscere tutti i componenti del gruppo. So, what is the FA infant's state of consciousness about him or herself in relation to others and to him or her own self? How are we together as FA? And one way to think about that is from attachment theory. In attachment theory, we emphasize, in the West, we emphasize the attachment to one primary caretaker. And that primary caretaker is the base of security, is a secure base for the infant. Ci chiediamo quale sia lo stato di coscienza del bambino Efe rispetto a se stesso in relazione con gli altri e con il proprio sé. Noi in Occidente come siamo insieme siamo mai insieme come gli Efe? Nell'Occidente il nostro riferimento si fa soprattutto alla teoria dell'attaccamento, dove si considera che vi sia una figura di accudimento, un caretaker principale che è considerato fondamentale per la costruzione di una base sicura per il bambino. But the FA infant looks at a group of people and sees each person as being a base of security. So the world looks completely different, perhaps, than the world of our infants when they look out at the world. I bambini FA invece guardano davanti a sé e vedono tante basi sicure, nel senso che vedono nelle varie persone che loro, con cui interagiscono nel gruppo altrettante basi sicure. E quindi probabilmente il bambino Efe vede il mondo in modo diverso dal bambino occidentale. And the infant develops different ways of being with each person. Develops different games, if you will, with each person. So they know all of these people in a way that's very different than when we think about our babies. E tra l'altro i bambini Efe imparano modi diversi di essere con le diverse persone del gruppo, imparano giochi diversi da fare con i diversi componenti del gruppo e conoscono tutti i componenti del gruppo vedendoli come componenti diversi. Quindi probabilmente questa è proprio la grossa differenza rispetto ai nostri bambini. So let me give you another example of the Quechua. These are indigenous people who live at high altitude in Peru, and they're pastoralists, so they have a very different way of life. And they live in family units where there's a mother, a father, and one or maybe two children or three children. And they live in isolated farms, so the farms are miles apart. From each other. So a completely different context than we think for the FA. And the babies have a very, very special context in which they live.
and very special context. I'll show it. Un altro esempio è quello del tipo di accudimento che abbiamo osservato nei Quechua, che sono degli indigeni che vivono di pastorizia in alta altitudine in Perù. Vivono soprattutto in nuclei familiari, in fattorie che sono isolate, a miglia di distanza l'una dall'altra, in nuclei che sono formati normalmente dalla mamma, dal papà e da due, massimo tre bambini, e sicuramente quindi un contesto totalmente diverso da quello degli Efe, un contesto molto particolare. For a newborn infant and for a young infant, high altitude is dangerous. It's cold. There's no humidity. The temperature between sun and shade can vary by 20 or 25 degrees centigrade. Tra l'altro la vita in alta altitudine, in così alta altitudine, è non favorevole per i bambini piccoli, perché fa freddo, non c'è umidità e l'escursione termica tra il giorno e la notte può arrivare anche a 20-25 gradi. So the caretaking creates a special care nursery for the baby in which all of these clothes are wrapped around the baby, and it looks something like this. Here's a baby already wrapped in two or three blankets and different clothes. Then she gets tied with a band that very tightly swaddles her. Then she gets put in a big blanket, a manta. Then she gets put on the mother's back. So I'll go back to the pictures and you can... E per cercare di ovviare a questo problema, al bambino vengono messi tantissimi vestiti. Comunque questo è il corredino tipico che viene usato per un bambino. Quindi tutti i vestiti vengono avvolti intorno al bambino, poi viene messa una fasciatura, una benda, intorno al bambino, che lo stringe parecchio, lo contiene parecchio, e questa è la benda, e poi il bambino viene messo in una grossa coperta e messo sulle spalle della mamma. The baby will stay in this pouch for up to 5 or 6 months of age. And when the baby is taken out, she's still carried on the mother's back, and the people that she sees are the mother, the father, and maybe a sibling. Il bambino resterà in questa, diciamo, così con questo tipo di soluzione fino a raggiungere l'età di 5-6 mesi, quindi continuerà ad essere così bardato. Poi verso i 5-6 mesi continua a essere portato sulla schiena dalla madre, ma con la testa fuori, quindi può vedere all'esterno, e le persone che comunque vedrà saranno la mamma, il papà e al massimo un fratello. And so the FA infant, if it's the right word to use, has enormous privacy inside their little pouch, and also very few people to interact with. So their world is made up of probably something like a very strong sense of their own boundaries and a sense of themselves, and there's only one or two people that they really relate to. Quindi possiamo dire che il mondo dei Quechua sia un mondo caratterizzato da una privacy enorme, dove ci sono pochissime interazioni e dove probabilmente il bambino sviluppa un forte senso dei propri confini, un forte senso di se stesso, e dove le interazioni si limitano a quelle
con al massimo una o due altre persone. And one of, I think, the most amazing facts or findings that we had is that children who were 6 or 7 years of age would be allowed, not allowed, children 6 or 7 years of age would go with the llamas and the alpacas, and they'd go up the mountain and they'd spend days at a time alone watching the herd of the family. And how many of you have a 7-year-old that you'd even leave alone in the house, no less watching your most important possessions? La cosa da notare è poi che i bambini arrivano poi a 6-7 anni e andranno da soli sulle montagne, nella parte alta delle montagne, a guardare i lama e l'alpaca. Quindi saranno con gli animali, il bene, il patrimonio di famiglia, da soli per giorni e giorni a controllare i gregi e le mandrie. E per confronto possiamo chiederci quanti di noi lascerebbero i propri bambini di 6-7 anni da soli a casa a controllare e a tutelare il nostro patrimonio più prezioso. We can look at US middle class caretaking, and I won't make any comments on this. Adesso possiamo vedere l'esempio invece dell'accudimento tipico della middle class americana e non farò commenti. We often have our babies in little devices. Mettiamo sempre i bambini in qualche piccolo aggeggio. We have them in devices that overstimulate them. Strumenti che li iperstimolano. And this baby's reaction is proper to just go to sleep. E questo ha reagito direttamente addormentandosi. So American babies spend a lot of time alone entertaining themselves with objects. Quindi i bambini americani stanno molto tempo da soli e si intrattengono con degli oggetti. So you can ask, what is the American infant's view of the world and how to be with people and how to be with objects and things in the world. Quindi possiamo chiederci quale sia lo stato di coscienza dei piccoli americani, dei bambini americani, riguardo a se stessi, in relazione agli altri e in relazione al proprio sé. Maybe having all of these objects when we're so young and all of these things translates into America thinking that everything in the world belongs to America. E forse il fatto di partire già da così piccoli, avendo tutte queste cose, tutti questi oggetti, si traduce poi nell'idea da parte degli americani adulti che tutto il mondo, che loro posseggano tutto il mondo. Now I want to show you one other thing before I get to the depression. This is work that was done by Fabio Benella, who's in the audience here. And it has to do with how babies learn ways of doing things, what I'm talking about, how they learn particular games, and then how they use them in other contexts. So, Adesso, prima di passare poi alla parte della depressione, volevo fare ancora un riferimento al lavoro condotto da Fabio Benella, che è qua oggi con noi e che ha osservato proprio come i bambini imparano il modo in cui fare le cose, imparano a fare le cose per poi applicarle in altri contesti. So I'm going to show you an example of the still face. And I want you to just pay attention to what the baby does to elicit the mother's response when she's not responding.
Per questo voglio farvi vedere un esempio dello still face, facendovi vedere che cosa può fare un bambino per sollecitare, per stimolare la risposta, la reazione da parte della madre. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's actually a very amazing reaction. One way to think about it is the way I talked about it before, is that the mother and the infant are matching, then there's a mismatch, and the infant tries to get back to the way they normally interact with one another. And then when the mother comes back, she's able to soothe this baby, and you can see how quickly she can soothe this baby. Come avete visto in questa catena di reazioni, che è veramente sorprendente, si è visto che si passa dalla fase di matching, di coordinazione, alla fase di perdita di coordinazione, alla fase in cui il bambino cerca di riportare la madre verso lo stato di condivisione, verso il loro normale stato di interazione, e vedete anche come molto rapidamente questa mamma riesce poi a consolare il bambino, a calmare la bambina, a calmare la bambina. So babies make what we call typical eliciting behaviors, like reaching out to the mother or smiling at the mother. I bambini fanno quelli che noi abbiamo chiamati tipici comportamenti di sollecitazione, che sono tutta una serie, tutto un repertorio, quindi il fatto di protendere le braccia verso la madre, di sorridere, di muovere le mani. But the babies also make unique eliciting behaviors that come out of the normal interaction that the baby has with the mother. So this baby, you could see during the normal play, points at things. And then when the mother is not responding, the baby uses the pointing as a way of saying, why don't we do what we usually do together? E vediamo anche che i bambini nell'iterazione utilizzano dei comportamenti che sono soliti utilizzare normalmente nella normale interazione con la madre. Avete visto nel caso di questa bambina che prima aveva indicato mentre giocava con la mamma, quando la mamma fa il volto immobile la bambina ci riprova facendo un gesto che fa normalmente per giocare. So here's another example. This mother and baby play a clapping game, and during the still face, the baby starts to clap, waiting for the mother to engage in the game.
Here's another example where this baby is actually playing peekaboo. This, when the mother played peekaboo during the normal interaction, this baby would go like this, not able to do the full peekaboo. But during the still face, what the baby does is puts her hands up saying to the mother, why don't you do what we usually do together? Sì, abbiamo visto prima, c'era un esempio di mamma e bambina che prima giocavano, che il gioco era quello di battere le mani, quindi nello still face la bambina cerca di battere le mani. Nel momento dopo la bambina quello che fa è la sua forma di giocare al cucù, lei non riesce ancora a mettere le mani davanti per nascondere nel gioco, e quando la madre si immobilizza lei tenta di invitarla a fare il peekaboo. And this is another example where during the normal interaction the baby would tap on the little post and the mother would tap on the little post, and during the still face the baby now does the same thing again to get the mother to do what we usually do together. Our way of being is to play this kind of game, and I want to do it with you. L'idea qua anche, la bambina picchietta su un oggetto come facevano prima per giocare, l'idea è che il bambino propone alla madre di tornare a fare quello che è il loro modo usuale di essere insieme. Perché non facciamo questo che è quello che solitamente facciamo quando siamo insieme? So the importance of these games during the normal play is not just that we have ways of being together, but those ways of being together get used sometimes in very different contexts as ways of being and trying to elicit the mother to go back to the way we were before. Quindi nel momento in cui ci soffermiamo sui giochi che vengono usati comunemente, sul modo comune di giocare nella coppia, vediamo che ci sono dei modi di essere insieme che vengono però utilizzati in contesti anche molto diversi e vengono usati dal bambino per cercare di sollecitare la madre a tornare a essere quello che è normalmente. So now let's move on to depression. And by now you should be prepared for the idea that the infant with the depressed mother is, to choose a word very carefully, is learning a particular way of being with the mother, is learning to play a particular kind of game or a particular kind of peekaboo with the mother. E passiamo adesso ai casi di madri con depressione. Per diciamo usare una definizione accorta e leggera, potremmo dire che con queste madri i bambini imparano un modo molto particolare di essere insieme, imparano a giocare un gioco molto particolare, imparano una forma di cucù molto particolare con le loro madri. One of the things about maternal depression is that it's stable and it's associated with compromised maternal psychosocial functioning. La depressione materna si ritiene comunemente essere stabile e connessa e collegata a un funzionamento, a una compromissione del funzionamento psicosociale della madre. So here, for example, if you look at maternal depressive symptoms from 2 months of infant age to 12 months, what you can see is that the high symptom mothers in the yellow remain high over the course of the first year of life compared to a non-clinical sample. Allora, se guardiamo questo confronto
tra madri depresse e madri nella normalità. Con questa osservazione traccia il primo anno di vita del bambino, in particolare dai 2 mesi ai 12 mesi, si osserva che le madri, il livello di sintomaticità delle madri depresse, dove i sintomi sono elevati, resta alto per tutto il primo anno di vita del bambino e comunque sempre più alto rispetto a quello delle madri non depresse. And mothers who are depressed have lower self-esteem than control mothers, the mothers in blue, and they have a larger number of psychiatric symptoms than control mothers. Le madri depresse presentano rispetto al gruppo di madri di controllo un livello di autostima inferiore e un maggior numero di sintomi psichiatrici. And more negative emotions. So over the first 18 months of life, so this is chronic reiterated experience, the infants of depressed mothers are exposed to compromised maternal emotions and psychosocial functioning moment by moment. E quindi questa è una esperienza cronica e ripetuta. Quindi nei primi 18 mesi di vita i figli di madri depresse sono esposti a emozioni materne e a un funzionamento psicosociale della madre che sono compromessi e in modo cronico. E questa esposizione è un'esposizione che avviene istante per istante. So when we first analyzed the data, the infants of the depressed mothers look away more, they protest more, they attend to objects less, and they play less than infants of non-depressed mothers. Allora, can you go back, please? In base alle nostre osservazioni, abbiamo visto che i bambini di madri depresse hanno un livello maggiore di protestano di più, distolgono più lo sguardo, dedicano meno attenzione agli oggetti e giocano meno. And if you look at the mothers, they too play less, they're more disengaged, and they do more anger and poking at the infant. E se invece si osserva quello che fanno le madri, si vede che sono più distaccate rispetto al gioco, che hanno meno gioco positivo e che fanno più un tipo di gioco contraddistinto da momenti di rabbia o comunque da continue stimolazioni del bambino toccandolo continuamente. The data that we found first on depression was really very important to us, but then we realized that there were actually different games that depressed mothers might play with their infants, that there were different unique ways of interacting within depression, one being intrusive and one being withdrawn. Le osservazioni che abbiamo fatto nell'osservare il gioco delle mamme depresse sono state estremamente interessanti e ci siamo resi conto che ci sono comunque modi diversi e molto specifici delle madri depresse di giocare con i loro bambini. Le due principali tipologie sono quelle del gioco intrusivo e quello invece del tipo di gioco ritirato. So I won't go through all this data, but if you just look, you can see the difference in the mother's behavior between the depressed intrusive mothers and the depressed withdrawn. The withdrawn mothers are very much engaged. The intrusive mothers show a lot of anger, poking.
In queste, senza andare troppo nei dettagli, però in questi due grafici potete vedere la differenza tra il comportamento nella depressione intrusiva e nella depressione ritirata. E la cosa che si vede di più è che nelle mamme intrusive c'è un livello elevato di sollecitazione continua del bambino, mentre nelle mamme ritirate c'è invece un livello molto elevato di non coinvolgimento con il bambino. And if we look at the behavior of the infants, we see that the infant of the intrusive mother looks away a lot, and the infants of the withdrawn mothers almost fail to attend to the mother, and they spend more time looking at objects. Questo invece è il confronto della reazione, del comportamento dei figli, dei bambini, delle madri o intrusive o ritirate. E vedete che nel caso delle madri depresse intrusive si nota soprattutto che i bambini distolgono molto lo sguardo, guardano moltissimo dall'altra parte. Invece nei bambini di madri depresse ritirate si nota praticamente che il bambino non presta quasi attenzione alla madre e invece presta attenzione agli oggetti oppure distoglie lo sguardo. So you can see that these two different patterns, the withdrawn and the intrusive, there's a withdrawn pattern for the mother and the infant, and there's an intrusive pattern for the mother and the infant. And actually what I expect is that every mother-infant pair, be it depressed or typical, has unique patterns of interaction. Si riscontra comunque che nelle madri depresse, ma questo avviene anche nelle altre coppie madre-bambino, si costituiscono dei pattern specifici di interazioni. Quindi nella mamma depressa c'è un pattern di interazione specifico della madre intrusiva e oppure un pattern specifico di interazione nel caso della depressione ritirata. Ma pattern specifici si costruiscono comunque in ogni coppia madre-bambino. So we can think of, there's a cultured game of depression. Infants of withdrawn mothers learn sadness. Infants of intrusive mothers learn anger. And all infants learn the unique, culturated game of being with their mother. Pensarla in questi termini, possiamo pensare come a un gioco, tra virgolette, della depressione, un gioco addomesticato, acculturato, che si impara, in cui il bambino della mamma ritirata impara la tristezza e dove il bambino della mamma intrusiva impara la rabbia. E tutti questi bambini imparano quindi il pattern unico di questo gioco appreso di essere con le loro madri. So the question for the infants, that there are very compromised developmental effects for the infants. They show more crying, they show more anger, they show less joy. They show poor modulation of their affect. And as they get older, they show problems with tolerance for frustration. So the infants of the depressed mothers have many developmental problems. I figli, i bambini di madri depressi, di madri depresse subiscono poi degli effetti abbastanza pesanti nelle fasi delle loro evoluzioni da questa interazione. Si vede che tendono a piangere di più, che sono meno attivi, che hanno difficoltà per esempio nella modulazione degli affetti e tutta una serie di altre problematiche che vedete qui. In generale poi quando diventano più grandi hanno difficoltà a tollerare a tollerare la frustrazione, quindi tutta una serie di effetti pesanti sullo sviluppo del bambino.
So why did the infants learn the game of depression, and why did they stay with it? I think the answer comes from open systems theory, which says that they can only get energy and information to grow and develop in their interaction with their mothers, even if the growth creates developmental problems. Ma allora ci chiediamo perché questi bambini imparino il gioco della depressione. Penso che la risposta venga dalla teoria dei sistemi aperti, perché questo è l'unico modo che, essendo sistemi aperti, loro possono utilizzare per procurarsi energie e informazioni che consentano loro di crescere e di svilupparsi, anche se questa crescita, che arriva attraverso l'interazione con la loro madre, crea problemi durante il loro sviluppo. So let me just give you one other piece of information about this. In Bonella's work, where she shows that the infant learns behaviors during the normal play that they use during the still phase, like the pointing, that the baby takes it from one context and uses it in another context. Volevo ancora fare un'osservazione prima di passare alle conclusioni. Nel lavoro di Bonella, vi dicevo, si vede come certi comportamenti che il bambino esibisce nel gioco normale vengono poi trasferiti nella fase di still face per cercare di avere la reazione. Quindi il bambino che prima indicava, durante lo still face indica. When we look at infants of depressed mothers interacting with a new person, with a stranger, what we find is that the infants take the behavior and their way of being with their mothers and they use it with the new person, such that the new person begins to look less happy, looks more sad, and less engaged with the infant. Quello che è stato osservato con i bambini di madri depressi è che quando hanno un'interazione con un estraneo, il bambino tende a ripetere il comportamento che ha normalmente con la madre e a utilizzarlo quindi anche nell'interazione con questa persona che non conosce. E questo porta la persona, l'altra persona, immediatamente a essere meno coinvolta, ad avere un'espressione meno contenta. So again, it's like learning peekaboo. The baby learns the game and then uses that game in other situations, and it can be either the mother or the baby, but they bring the behavior and their ways of being from one situation to a new person who actually could be very positive, but they compromise the interaction with that person. È come avviene con il gioco del cucù. Il bambino impara il gioco, anche nel caso della madre depressa, e usa quel gioco in situazioni diverse, anche con persone in situazioni diverse con la madre o con persone diverse dalla madre. Quindi utilizza questo modo di essere in queste situazioni anche con altre persone. E nel caso del gioco della depressione, per quanto sia ben disposta l'altra persona, inevitabilmente questo porta ad avere un minor coinvolgimento o comunque a compromettere l'interazione. So if we think about infant-child therapy, it has to be a process of getting all the participants, mother, baby, other families member, to select the learning of a new game. So therapy must operate moment by moment on chronic and reiterated and in an ongoing manner. It can't just be every once in a while and occasionally. And therapy is made up of matches and mismatches with reparations. So therapy doesn't proceed necessarily smoothly,
but it too has a process of creating new states of consciousness. And therapy must be dyadic and multi-addic, meaning other people involved, the infant and parents, as well as the therapist. And very importantly, all the participants must actively play the game. They must make new meaning together and create new states of consciousness. Nel caso di terapia con il bambino, anche molto piccolo, ricordo che la terapia deve comportare un processo in cui tutti i partecipanti scelgono il gioco da imparare, un nuovo gioco da imparare insieme. E la terapia deve intervenire nell'istante per istante e deve proseguire in modo cronico o comunque ponendo l'accento sulla cronicità e la reiterazione dell'interazione. La terapia è costituita comunque da un processo di matching, di mismatching, quindi coordinamento, mancanza di coordinamento e di riparazione. La terapia deve essere diretta alla diade, quindi deve essere diadica, ma anche diretta a altre persone oltre alla diade, quindi bambino, genitori e terapeuta. E tutti i partecipanti devono attivamente partecipare al gioco, giocare, devono quindi costruire o formare un nuovo significato insieme e creare insieme nuovi stati di coscienza. So one can begin to see games with young infants and children as a therapeutic process. There's a regulatory pattern, like in peekaboo, that there's a build up to a peak of arousal, and then there's recovery, the kind of work that Steve Porges talks about. If you're teaching someone a game, there's no demand for them to be spontaneous. You can teach them to do the adult to do the peekaboo game. The game is communicative and it's sensitive to the signals from the infant. Dunque, i giochi che vengono usati in terapia costituiscono uno strumento interessante. Innanzitutto devono prevedere un pattern normativo del gioco, quindi il gioco viene usato per riuscire ad arrivare ad un picco di arousal che permetta poi però di ritornare ai livelli precedenti. Nel momento in cui ci sono delle regole che vengono date nel gioco, quindi si impara a giocare il gioco secondo le regole, non viene richiesto, non c'è la necessità di essere spontaneo. Il gioco deve essere comunicativo e deve essere sensibile ai segnali che provengono dal bambino. You can have the game can begin to become unique to the dyad. You can ask the mother and the infant or others with the infant to repetitively play the game some number of times every day. The rhythm of the game helps to organize and structure the game, and then I believe it will help in structure the interaction. And if you include objects in the game, it reduces the stress on the mother in terms of her figuring out what needs to be done. Quello che è importante è anche chiedere che il gioco diventi specifico, unico per quella coppia madre-bambino. Quindi è importante chiedere alla madre e al bambino, una volta definito il gioco, scelto il gioco, di ripeterlo, di ripeterlo molto, di fare molte ripetizioni durante la giornata. Il ritmo aiuta ad organizzare e a strutturare il gioco inizialmente all'interno della terapia, ma l'intenzione è anche quello poi che il ritmo arrivi poi ad organizzare e a strutturare l'interazione. Il fatto di inserire degli oggetti nel gioco permette di ridurre lo stress che viene posto sulla madre, che non si sente così troppo costretta a trovare lei le idee per giocare. And the game will have a match and mismatch and repair structure, which means over time it will
develop dyadic states of consciousness, which allow for growth on both the part of the infant, but also on part of the parents. La struttura dell'interazione di gioco sarà comunque basata su queste sequenze di corrispondenza, perdita di corrispondenza e riparazione, e arriverà nel tempo a creare degli stati di coscienza, degli stati diadici di coscienza che sono necessari per la crescita del bambino, ma anche per la crescita dei genitori. So this is all you have to remember. Quindi questo è tutto quello che dovete ricordare. So do therapy, play games. Thank you very much. Thank you.